provato quella sensazione in cui apri l'armadio e cominci a scorrere tra i vestiti e sembrano tutti stanchi? Proprio i vestiti sembrano stanchi. È forse così che ci si riduce a 40 anni con i vestiti degli anni 2000? Non lo so. Però ho questa sensazione qua. Cioè, li sto guardando e non mi viene voglia di indossare nessuno di questi vestiti che ho qua. Vabbè, se ne salvano forse un paio. Motivo per cui ho cominciato ad attaccare l'armadio di Olivia perché mi sembra che rispecchi di più la mia personalità in questo momento piuttosto che il mio armadio. Penso di aver accumulato negli anni un bel po' di cose che non mi entusiasma più indossare e che sono anche consumate alcune, ma per il fatto che una volta pensavo che fossero veramente bellissime, sto facendo fatica a sbarazzarmene. Ma penso che sia arrivato il momento di dire addio a molte di queste cose. E anche se oggi mi vedete un po' così perché sono un po' KO, ho una strana influenza che mi ha preso tipo la gola e sto combattendo la febbre. Per cui se mi vedete un po' così, questa è la ragione perché in realtà sono super felice di filmare questo video. Detto ciò, comunque non è che sto facendo questa cosa sull'onda della disperazione, anche perché io quando sto male sono un po' capricciosa, comincio ad essere intrattabile e facilmente suscettibile. No, questa cosa in realtà è iniziata un pochino prima, per cui sono certa di non fare una cosa sbagliata facendomi prendere dall'emotività, cosa che spesso capita a noi umani. Detto ciò, sarò spietata. In questo video sarò spietata perché non ne posso più, non ne posso più di tutti questi vestiti che non indosso, ma che mi pesano e mi pesano proprio qui, come tante di quelle cose che non mi sto decidendo ad abbandonare, ma lo sto facendo una ad una. Mi sto lasciando indietro un bel po' di cose, persone e attività che non mi portano più gioia, e oggi tocca l'armadio anche perché per colpa di questa influenza ho dovuto cancellare tutti gli impegni di oggi e mi tocca rimanere a casa al caldo e cercare di curarmi in qualche modo per domani. Come d'abitudine ho svuotato completamente l'armadio, ma ho tenuto per inspo due delle cose che più amo dentro il mio armadio e sono esattamente questo vestito nero, è uno slip dress e questo è un capo intramontabile, è una di quelle cose che non andranno mai fuori moda e saranno sempre attuali. E poi questo qua che è nuovo, di zecca, mai indossato, però è del mio colore, il fucsia. E da qui partiremo per costruire tutto il resto dell'armadio. Questi saranno i reference che mi guideranno nella scelta di che cosa mettere dentro l'armadio. Questa volta, più che vedere che cosa metto nell'armadio, vorrei però vedere con voi che cosa tolgo dall'armadio, di che cosa mi separo esattamente. E sento che saranno tante le cose che andranno via e che saluterò. Questo, ad esempio, torna nell'armadio perché è di nuovo un altro vestitino nero che va tipo seconda pelle, però non è lungo, è lungo al polpaccio ed è un taglio molto molto classico e valorizza veramente tantissimo il mio fisico. E questo vestito qua, quando lo indosso, mi sento davvero una diva. Questo, ovviamente, essendo di Marella, qualche cosa di bello ce l'ha e solo che devo lavarlo. Sì, l'ho indossato per fare dei video ed è rimasto tutto il deodorante sopra, molto molto bene. Un'altra cosa che torna in armadio è questa giacca di Zara, che è una giacca oversized in jeans, però è bianca con fiori beige. E questa è di nuovo un altro evergreen, un'altra di quelle cose, un altro di quei capi che,
Servono sempre e vanno sempre bene con tutti e perfetti nelle stagioni di transizione. E anche questo, anche se l'ho comprato qualche anno fa, è comunque sempre super attuale. Sento che il mood di questo video sarà quello di mettere su un guardaroba tipo capsula, dove tengo solo pezzi di qualità, evergreen, che possono abbinarsi tra di loro, a parte qualche chicca un po' più particolare, però quelle sono cose così stagionali che si aggiungono per arricchire il guardaroba per la stagione e poi costano anche poco, non durano tantissimo. Questa invece è una di quelle cose che sono veramente di qualità, per cui fino a quando non sarà completamente logorata non andrà via. Ma poi vi voglio far vedere la qualità di questa giacca. Mi spiace che è di qualche stagione fa, però è ricamata, cioè è una giacca di Zara, però è ricamata. Questo la rende particolare. Allora, che altro abbiamo qui? Abbiamo questa giacca qua che è veramente carina, però è un po' uno stile leggermente anni 90, mi ricorda tanto gli anni 90. È Patrizia Pepe e la tengo principalmente per questa ragione, perché è di marca e perché comunque ricrea un po' quel mood che spesso va, quindi gli anni 90. Ce l'ho anche in un altro stile, questa è tipo blu. Devo dire che si sono comunque conservate bene. Le ho perché me le hanno passate, non le ho comprate io, però non sono più tanto convinta di tenerle. Votate per favore perché io sarei per darle via. Perlomeno questa forse no, questa la terrei. Non lo so, comincio a mettere da parte questa qua blu perché a primo impatto proprio quando la guardo non mi dà le vibe giuste e tra l'altro è un po' consumatina. Si è conservata bene, i colori sembrano bellissimi in video, ma in realtà è un po' consumata. Questa invece è basic e andrà sempre bene, vabbè, fino a quando non sarà super stanca anche lei. Ha delle macchioline però, boh, dovrei provarla. La mettiamo qua un attimo. Un altro capo evergreen è questo chiodo in camoscio, in uno dei miei colori complementari, per cui questo è un pezzo ovviamente di investimento e non può andare via. Per cui torna su. Poi abbiamo a che fare con... Non lo so, il verde ci avevo provato e adesso devo ragionarci bene. Passiamo ai blazer perché sento che posso dare del mio meglio. Questo assolutamente non va via, rimane perché è del colore di uno dei colori dell'autunno e quindi può rimanere ancora una stagione. Me lo sento. Anche perché la prossima sarà un po' consumatino e non andrà più bene, però per ora può rimanere. Questo invece non lo so, è bellissimo, lo adoro, è rosa, è molto power lady, però è un po' stanco, è un po' tanto stanco e mi sa che gli diremo ciao ciao. Lui è stupendo, il blazer, intendo. Perfetto anche per queste spalle un po' grandi rispetto alla mia struttura perché trasmette proprio quelle vibe giuste per come indosseremo i capi quest'autunno. E quindi questo rimane. Tra l'altro, probabilmente lo devo lavare perché ho trovato dentro questa clip per chiudere i pacchi in cucina, quindi via, lo
via lavare un altro capo di super qualità, un altro blazer, questo è in lana ed è un bellissimo scozzese blu e marrone. Questo è un altro capo super evergreen dentro l'armadio di ognuna di noi e soprattutto è il mio perché questo è un mix di colori che mi dona davvero tanto, per cui rimane e anche perché poi la qualità di questo blazer è veramente qualcosa di spettacolare. L'unico blazer nero che ho è questo. È orrendo, ragazzi, è bruttissimo. È un blazer super mega oversize rispetto al mio fisico, anche se è un XS, ed è di una sinteticaccia pessima. È un Zara e ce l'ho per una sola ragione: perché ogni tanto, quando faccio gli eventi, devo vestirmi all black. Questa è l'unica ragione per cui tengo questo blazer. Se no, aveva già fatto un bel volo anche lui. Ora che ci penso però, dovrei forse investire in un bellissimo blazer di qualità nero, perché è uno di quei pezzi che servono sempre. E se lo hai ed è di qualità, magari lo indossi anche più volentieri piuttosto che questa robaccia qua. Questo è grigio, questo non è stato indossato molto negli ultimi anni, è vecchissimo anche lui, però per questa ragione si è conservato super bene. E visto che è grigio, rimane perché è uno dei colori della prossima stagione, cioè questa nella quale stiamo entrando in questo momento. Poi un altro blazer. Qua ne abbiamo uno blu, è bellissimo. Una volta era bellissimo, in cotone fresco, strutturato bene, poi i bottoncini marroni sono bellissimi, è di una marca un po' up, Stefanel, ma è stanco, è super stanco, è una di quelle cose che quando apro l'armadio mi mettono tristezza. E probabilmente anche per il peso emotivo che porta. È stato regalato da una persona che ormai non è più nella mia vita e che, se ci penso, mi manca tanto. E non voglio più avere questo peso nel mio armadio. Questo ovviamente rimane. È una cosa super basic. È un piumino leggerissimo per i primi freddi, così come da indossare sotto i cappotti, magari un po' più leggeri in inverno. E questo è un altro di quei capi basic da avere. Su questo sono molto in dubbio. Questo è di una qualità esagerata. È un Woolrich in lana, stile blazer. Su questo mi affido a voi. Ditemi voi che cosa devo fare. Perché ovviamente non lo indosso qua a Milano o in città, comunque lo tengo per la montagna, però non saprei. Che ne pensiamo? Lo tengo? Quasi quasi. È carino in realtà. Sì, è perfetto per fare le camminate adesso in autunno. Lo tengo, poi ditemi comunque anche voi che cosa ne pensate, perché magari io mi sto facendo un attimo influenzare dal peso emotivo che portano queste cose. Mi sembrava di averne molti di più. Sarà che devo comprare un nuovo blazer allora. Molto molto bene. E l'obiettivo è anche quello, fare un po' di spazio per comprare cosine nuove. Questo è un altro vestito veramente spettacolo. È uno spettacolo puro per gli occhi. Lo devo indossare per farvi vedere quanto è bello. È un Guy Mattiolo, ma trasmette anni 20 vibes a mille proprio. E valorizza veramente tanto il mio fisico, per cui questo rimane. Vabbè, poi qua me le risparmio e le faccio, le scorro più velocemente, perché sono tutte cose classiche che
che ovviamente devono rimanere. Allora, nell'ordine abbiamo una bellissima gonnellina al ginocchio, un bellissimo black dress in lana e poi un altro little black dress, sempre in lana, però più stile, come possiamo, A-line, e questo invece più blazer style. Ovviamente questo un pochino più leggero, questo un pochino più pesante, anche se sono molto simili tra di loro, sono due stili completamente diversi e rimangono entrambi. Questi pantaloni forse non mi convincono più, sono stati fatti su misura per me, però avevo delle misure diverse quando me li hanno regalati e non li ho mai portati fuori nel mondo, dovrei provarli. Anche questo vestito lo dovrei provare, anche perché è di qualità, è bello, però non so, non mi convince molto. Questo invece rimane, una camicia nera perfetta. Tra l'altro non so se state notando, ma sto tenendo più a portata di mano le cose che sto riscoprendo e che dovrei indossare più spesso e averle più a portata di mano anche per obbligarmi ad uscire un po' di più, perché sto sempre in casa a lavorare, lavorare, lavorare e questo non va per niente bene. Sto aspettando l'occasione per indossare questo vestito qua. Vi dico che ce l'ho da un bel po', tra l'altro lo devo aggiustare, ma mi sa che gliela troverò io l'occasione. Porterò fuori e farò dei reel, fine. È bellissimo, è un vestito veramente spettacolare. Poi adesso che è autunno, adesso ci rimane tutto l'abbigliamento estivo e il leisure time, abbiamo ancora un paio di vestitini che sono, non lo so. Allora, questo è stupendo, però era di Olivia quando era una bambina e me l'ha regalato e in teoria mi entra, ma mi stringe tantissimo in vita e non ce la farò mai ad indossarlo se non per un reel, quindi lo metto da parte semplicemente per filmare ancora una cosa e poi darlo via. Questo invece è super drama queen e devo usarlo per filmare. Questo è un'altra di quelle cose che probabilmente non è che indossi così a caso, però quando si presenta l'occasione giusta serve. E cos'altro abbiamo qui? Allora, questo in realtà è bellissimo e lo indosserò di più questo autunno, perché in primavera non l'ho indossato molto, è un po' larghino, però così posso almeno indossare un maglioncino sotto e va bene lo stesso. Ad esempio, questo è uno dei motivi per cui è iniziato questo decluttering. Questa camicia in lino, che in estate direte è utile, però questo lino non so cosa gli è successo, è talmente rigido, talmente poco piacevole da indossare e in uno stile che non sento più mio, che non lo voglio più vedere. Stessa cosa per questa camicia. Via. E anche questa. Questa, mi spiace, chi ha guardato bene tutti i miei video di decluttering, l'avevo già buttata una volta, buttata per modo di dire, perché poi è ritornata nell'armadio, ma questa volta non succederà. Chi sto prendendo in giro? Ciao. Ta-da! Sono stata spietata e ho fatto un ottimo lavoro, guardate qua che roba. Vi faccio vedere più da vicino. Qual è la situazione? Vabbè, ovviamente queste le devo sistemare un pochino meglio. Adesso ci penso anche a queste cose qua. Però qua sopra intanto queste sono le uniche cose appoggiate in attesa dei maglioni. Ovviamente però non è ancora il momento per tirarli fuori. Ce n'è uno solo e poi quelli che devo lavare. Sotto non mi sembra nemmeno il mio armadio. Mi ci devo un po' abituare, lo ammetto. Però ho lasciato veramente poche cose
le uniche che mi convincevano. Tutto il resto l'ho messo via, le cose estive, e quelle da buttare sono nella pila da buttare. Anche sopra è molto più ordinato. Cosa ho tenuto? I top bianchi, e solo questo con stampe perché è l'ultimo arrivato ed è bellissimo. Qualche cosa basic beige, qualche cosa rosa, poi pantaloni e pantaloncini e tutte le altre cosine un pochino più colorate, però tutti i colori Nella mia palette non c'è niente che non è in palette e sono tutte cose che possono essere anche abbinate tra di loro. Poi però vi devo far vedere quanto sono stata spietata, però devo dire che ho fatto proprio un ottimo lavoro. Questa è una pila di cose da dare via, da regalare, da donare. E questa è un'altra pila. Non ci si rende conto facilmente, però questa è la montagna di vestiti che ho tirato fuori dall'armadio. Guardate qua. Praticamente Una persona, se non di più. Però sono super contenta del lavoro fatto, anche perché adesso il mio armadio è molto più ordinato, molto più vuoto, e quando apro quelle ante non mi viene da piangere. È bellissimo, sono proprio contenta. ci sono comunque ancora delle cose a lavare, per cui mancano giusto quei 10 pezzi e quelli che devo lavare, però intanto si è veramente svuotato parecchio e c'è molto più spazio per aggiungere delle nuove cosine più in linea con quello che è il mood che mi piace in questo periodo. Io chiudo questo video, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco. Ci vediamo nel prossimo video, ma fino ad allora mi raccomando, prendetevi cura di voi. Ciao!